Cari amici di Viaggiare con Lentezza, oggi vi portiamo dentro un sasso di Matera e vi facciamo vedere come fino al 1956 hanno vissuto qui famiglie che in questa grotta, in questo sasso, vivevano di poco e in tanti, perché questo era il cucinotto essenziale. Qui c'era il posto praticamente dove attingevano l'acqua e telaio, cassettiera dove dormivano anche i bambini, letto molto alto, dove sotto, ora non so se si vede, c'è un cesto di paglia dove dormivano le galline, culla per i piccoli e il buonissimo pane di Matera. E oltre a questo, ovviamente, anche gli animali facevano parte della famiglia, quindi l'asino, le galline. E di qua, infine, in questo piccolo pertugio, c'è l'ultimo spazio dove c'era il letamaio e un ultimo rifugio per i piccoli animali. Questo era un vivere veramente diverso e veramente lento.